Il servizio realizzato da Osvaldo Bevilacqua, già conduttore del noto programma Rai Sereno Variabile, in collaborazione con Discovery Gerace, rete turistica geracese, ha riscosso un enorme gradimento dal pubblico dei social, realizzando in pochi giorni oltre 100.000 visualizzazioni. Discovery Gerace, neonata rete turistica fondata a Gerace da un gruppo di giovani imprenditori, riunendo le più qualificate aziende dell'ospitalità turistica geracese, si pone come un centro unico per i servizi turistici del territorio. Giuseppe Minniti, presidente di Discovery Gerace, ringrazia per il grande contributo alla realizzazione di questa splendida iniziativa Francesco Maria Spanò, responsabile delle relazioni istituzionali della rete turistica, e poi Osvaldo Bevilacqua e l'azienda Barone Macri, con l'augurio che la promozione di Gerace e delle aziende del turismo dell'agri-food, necessaria per una maggiore consapevolezza dei tesori del territorio e la visibilità verso il mercato italiano ed estero, riscontri una sempre maggiore partecipazione all'interno del settore turistico geracese. Evoca subito una grande storia. Gerace, siamo a circa un'ora dalla città metropolitana di Reggio Calabria, sulla costa ionica, sulla riviera dei Gelsomini. Già si sente un po' il profumo. Poi siamo anche ai piedi del Parco Nazionale dell'Aspromonte, a 10 minuti dal mare. E vi ricordo che Gerace non a caso fa parte del club dei borghi più belli d'Italia e si trova proprio collocato nelle primissime posizioni. Quindi un sito che può sicuramente competere, anche perché ha le carte in regola, a livello internazionale. Gerace, la città delle 100 chiese. Il luogo ideale per rilassarsi tra arte, natura, cultura e buon cibo. L'eleganza di uno dei borghi più belli d'Italia. Questi gli slogan scelti da Discover Gerace, la rete turistica che si occupa della ricettività alberghiera ed extraalberghiera nella riviera dei Gelsomini. E a proposito del buon cibo, tante le eccellenze gastronomiche locali, salumi, formaggi e il purissimo zafferano. Un giovanissimo e preparato chef, Cosimo Sorgiovanni, presenta per i primi piatti la pasta fatta in casa, filata a mano, secondo la tradizione della nonna. Per i secondi, il maialino nero d'Aspromonte, cotto lentamente, servito con pane saporito all'anduia su vellutata di zucca. Questo antico e incantevole borgo medievale regala ai propri ospiti chiese e monumenti che raccontano una storia millenaria e offre un generoso mix di arte, cultura e sapori del Mediterraneo. L'arte della tessitura a Gerace è tra le più antiche e radicate in Calabria. Il telaio è rimasto il segno dell'antica nobiltà nell'intimità delle piccole case. Il Museo Nazionale di Reggio Calabria colleziona testimonianze di antiche stoffe, tessuti e telai. Per chi volesse approfondire, o meglio entrare nel cuore di Gerace, c'è un ottimo libro che Francesco Maria Spanò, illustre figlio di questa terra, ha voluto dedicare alla sua città. Questo libro si intitola Gerace, città magnogreca delle 100 chiese. Magnogreca perché i geracesi sono i figli dei Locresi, che nel VI secolo d.C. a causa delle invasioni saracene si ritirarono in collina per difendersi. Delle 100 chiese perché dopo questo periodo
greco, inizia il periodo bizantino e viene costruita l'attuale città medievale, che è la città di Gerace. Però effettivamente questo libro è un libro ambientato negli anni 70, quando io ero un adolescente. E è un libro di fotografie, per la maggior parte fotografie fatte da Mimmo Curulli, che raccontano la vita di una città del sud, della costa ionica, della cosiddetta Calabria Ultra, e viene rappresentata una città dove i protagonisti sono i geracesi, non i monumenti, non la storia, non la bellezza di Gerace dal punto di vista monumentale e ambientale che la rende tra i borghi più belli d'Italia, ma i cittadini geracesi. Per cittadini si intendono sia i geracesi abitanti, ma anche quelli che arrivano a Gerace e si innamorano.